Bene, buongiorno a tutti. Eccoci a questa nuova puntata del Caminetto di Adam, curato dalla Adam Smith Society. Io sono Alessandro De Nicola e con me c'è il mio compare di avventure, Alessandro Barbera, inviato economico della Stampa. Oggi Buongiorno. abbiamo come ospite Marco Patuano, che è presidente di A2A, per i non milanesi o per i non bresciani, naturalmente. A2A è una multi-utility, una delle più grandi multi-utility italiane, diciamo di proprietà congiunta milanese e bresciana, ed è presente nel nostro territorio, diciamo, in forze, ed è anche quotata alla Borsa di Milano. Marco Patuano è il presidente, manager di lungo corso, no, perché è giovane, ma insomma con esperienze molto significative da Telecom, Edizione Holding, insomma è uno di quei manager che ha vissuto l'industria italiana, l'impresa italiana, sia nel settore dei servizi che nel settore industriale, quindi con una consolidatissima esperienza alle spalle, però anche con un occhio a, come dire, i problemi più generali. E siccome in questo momento l'energia, non è certo il problema secondario del paese, abbiamo pensato di intervistarlo. Grazie per essere intervenuto. Grazie, grazie Alessandro e buongiorno dottor Barbera. Sono in un certo senso sono il più giovane dei vecchi, quindi. Che è una bella cosa, essere il più giovane della stanza è sempre, quando ho cominciato a non esserlo più, mi è presa la disperazione, quindi è sempre una bella cosa. Va bene, allora io comincerei con una domanda un po' generale, perché chi ci ascolta è un pubblico in genere informato, però tra essere informati e specialisti c'è una differenza. Allora, il mondo dell'energia da tanti anni è in continua evoluzione, anche regolamentare. Adesso tutti ricevono le telefonate, attenzione perché il mercato libero, abbonati, abbiamo le offerte e così via. Ci sono anche problemi più macro, ad esempio la messa a gara delle concessioni idroelettriche, quello che ciò comporta, il quadro in Europa. Allora, per cominciare, vogliamo dare un quadro, naturalmente non partendo da Adamo ed Eva, ma insomma di quel che più recente si sta muovendo nel mercato dell'energia. Certo. Allora, come voi certamente saprete, il mercato dell'energia è un mercato che ha visto, forse nella maniera più forte di tutti, il concetto dell'unbundling, quindi sono stati separati i vari pezzi della catena del valore. Il pezzo della generazione è separato dal pezzo del trasporto, che è separato dal pezzo della distribuzione, che è separato dal pezzo della commercializzazione. Questo è un aspetto molto importante perché ciascuna di queste categorie ha diversi gradi di concentrazione e in virtù dei diversi gradi di concentrazione c'è un diverso intervento dell'autorità regolatoria, che nel nostro caso è l'ARERA, che interviene in modo più o meno cogente a seconda di quanto è concentrato il singolo mercato. Tu hai fatto cenno a, Alessandro, hai fatto cenno a due momenti particolari che sono su due pezzi diversi, uno sul pezzo della generazione e uno sul pezzo del mercato, quindi diciamo uno all'inizio e uno alla fine. Sul versante della generazione, la generazione ha, come sapete benissimo, siamo diventati tutti esperti, ci sono due macro famiglie di generazioni, quelle che derivano da energie rinnovabili, quindi acqua, vento, sole, e quelle che derivano da energie fossili. Lasciamo da parte il nucleare perché in Italia il nucleare non c'è, se no avremmo avuto l'imbarazzo di dover definire il nucleare da che parte lo mettiamo. Grazie al cielo usciamo da questo imbarazzo. Le energie fossili, appunto, carbone, petrolio, gas, le ho citate in ordine di phase out. Per motivi sostanzialmente ecologici, no? Il carbone è quello che produce più inquinamento atmosferico, segue il petrolio, segue il gas. Allora,
Nel mondo delle energie rinnovabili, che come vedremo poi in questa conversazione è un mondo molto, molto importante, ce ne sono alcune che furono oggetto di concessioni, in particolare le concessioni idroelettriche. Voi potete immaginare che se da un lato è molto facile pensare che si facciano nuovi impianti solari o impianti eolici, dighe, come potete facilmente immaginare, non è che se ne facciano proprio tutti i giorni una. E quindi queste dighe sono all'interno dei contratti di concessione di lunghissima durata. Perché sono di così lunga durata? Perché ogni volta che bisogna fare investimenti, sono investimenti il cui ritorno economico è molto lungo nel tempo. Stiamo parlando di 20-30 anni. Anche perché gli investimenti, per essere fatti in modo rispettoso dell'ambiente, sono investimenti molto costosi. Vi faccio un esempio per tutti. Noi gestiamo una diga che all'interno di del parco nazionale, all'interno del parco nazionale naturale, ovviamente non è che puoi mettere delle condotte che deturpano il panorama, bisogna fare le cose con un certo criterio. Le concessioni delle dighe hanno una scadenza e come sempre la scadenza sembra lontanissima fino al giorno che arriva. E nel caso di alcune concessioni, in particolare alcune concessioni nella Lombardia, ovviamente il caso ce n'è anche in Piemonte, ci sono anche altri casi, sono arrivate alla data della scadenza e qua una diatriba. Il dibattito è: queste concessioni devono essere rimesse a gara facendo una gara pubblica, oppure queste concessioni in un certo modo devono essere lasciate in gestione degli attuali gestori a fronte di un impegno cogente di effettuare tutta una serie di investimenti che siano essi di miglioramento oppure che siano essi di sviluppo di nuova potenza, di nuova energia. Questo è un dibattito molto aperto perché mette di fronte un tema che è quello del mercato con un tema che è quello della sicurezza nazionale. Insomma, in questo momento voi capite benissimo che se si facesse una gara e questa gara venisse vinta da un soggetto non italiano, ci ritroveremmo di fronte al tema della sicurezza nazionale, dell'indipendenza energetica. Uno dirà sì, ma si può gestire facilmente con il tema del Golden Power. Beh, fatemi dire, non è così semplice. Il tema vero qual è? Il tema vero è che bisogna prendere una decisione. E la decisione perché? Perché gli investimenti da fare sono molto importanti, ci sono centinaia di milioni, se non qualche miliardo di investimenti che si deve fare per aumentare la capacità di produzione delle dighe italiane. Questo peraltro, ed è questo un altro tema da prendere in considerazione, cosa fa il resto d'Europa? Allora, il resto d'Europa, nessuno nel resto d'Europa sta facendo gare per mettere concessione, l'assegnazione di queste concessioni di nuovo in dubbio sul mercato. Allora, è un tema molto dibattuto, è un tema che, sul quale il governo Draghi aveva preso una visione molto forte, le gare devono essere fatte, il nuovo governo non si è ancora espresso, quando il nuovo governo era all'opposizione, le persone del nuovo governo erano all'opposizione, dicevano attenzione, c'è un tema di sicurezza nazionale. Insomma, il tema è ampiamente dibattuto. Ovviamente non vi dico la mia opinione perché, come potete immaginare, la mia opinione è un briciolo di parte e quindi secondo me i gestori conoscono molto bene questi impianti e sono desiderosissimi di fare tutti gli investimenti che occorrono. Il secondo tema che tu hai accennato è il tema relativo ai clienti, mercato libero, mercato tutelato. Questo vale sia per l'energia che per il gas. Sostanzialmente ad un certo punto è stata deregolamentata, o meglio è stata liberalizzata la possibilità per i clienti di fare contratti anche con soggetti diversi da quelli che erano i loro gestori originali, sulla base appunto di formule contrattuali le più disparate che c'erano. Una quota parte dei clienti ha aderito e il regolatore, l'ARERA, aveva definito un calendario affinché questo mercato, che viene definito tutelato, ovvero le cui condizioni di migrazione sono determinate secondo criteri diversi,
e anche le condizioni di prezzo sono determinate secondo criteri diversi, avrebbe dovuto essere progressivamente smantellato secondo un determinato calendario. Capite benissimo che il momento è assolutamente anomalo e quindi l'ARERA, quello che sta facendo, sta semplicemente cercando di ricalendarizzare questa ulteriore pezzo di liberalizzazione del mercato secondo dinamiche che siano più coerenti con condizioni di mercato più normalizzate, il che è ovviamente ampiamente comprensibile. Sul tema del prezzo dell'energia, del prezzo al consumatore dell'energia, in questo momento sapete benissimo è il temone economico e politico del momento, e quindi credo che siamo tutti ampiamente informati, Alessandro. Mi ha sollevato la palla. Le volevo chiedere questo. L'impressione è che per una serie di ragioni, forse un po' politiche, certamente di mercato, legate a un principio di rallentamento, il prezzo del gas in questo momento è sostanzialmente ha cominciato a scendere, e l'impressione è che così sarà nelle prossime settimane. Io le volevo chiedere così, tenuto conto del ruolo che svolge, però immagino che una risposta la possa dare, cosa pensa che accadrà nei prossimi mesi, cioè se questo contesto di tensione sui prezzi si manterrà, e quanto effettivamente ci vuole, ma visto anche dalla sua prospettiva, per raggiungere una più compiuta diversificazione, non solo rispetto ai fornitori di gas, ma più in generale rispetto al tema, diciamo, dell'energia alternativa al gas, perché di questo se ne parla molto, è oggetto spesso anche di propaganda politica, però ecco, l'impressione, me lo può confermare lei, è che prima di arrivare a come dire, non avere più, non essere così più affamati di gas come lo siamo oggi, ci vorrà molto tempo. Sì, la risposta, allora inizio dalla seconda parte della domanda, perché poi aiuta a sviluppare la prima parte. Allora, l'Italia ha una vasta dipendenza dalle fonti fossili. Noi quando parliamo di energia dobbiamo tanto per iniziare evitare di fare la confusione di far coincidere il concetto di energia col concetto di energia elettrica. L'energia elettrica è un pezzo dell'energia. Diciamo, per darci un ordine di grandezza, l'Italia utilizza, nessuno ha il dato esatto, però diciamo che l'ordine di grandezza è che l'Italia utilizza circa 1300 terawattora all'anno di energia primaria, cioè di energia di tutte le fonti. Di questa l'energia elettrica sono circa 350 terawattora. Quindi il resto che cos'è? Gas e petrolio. Se noi prendiamo il petrolio, il grosso del petrolio lo utilizziamo su due vettori, il vettore dei trasporti e il vettore dell'industria. Il vettore dei trasporti è un vettore molto importante sull'utilizzo del petrolio. Se noi invece prendiamo il tema se noi prendiamo il gas, il gas ha tre grandi utilizzatori. Il primo utilizzatore è la produzione dell'energia elettrica, e questo fa sì che in Italia una parte molto importante del prezzo dell'energia elettrica è legato direttamente all'andamento del prezzo del gas. Una seconda parte sono i consumi domestici. Attenzione, perché i consumi domestici sono molto importanti e hanno una dinamica con una grande ciclicità che deriva sostanzialmente dall'utilizzo del gas a fini del riscaldamento durante l'inverno, e poi c'è l'utilizzo per l'industria. Ci sono settori più energivori che utilizzano più ampiamente il gas, i cosiddetti hard to abate, che sono quelli che si fa fatica a convertire ad altre forme, e poi ci sono quelli per cui il gas è una delle tante materie prime, fatemi dire, probabilmente neanche la più importante. Allora, perché ho fatto questa premessa? Perché se noi vogliamo pensare di cambiare il mix energetico in modo importante, ed è una cosa che dobbiamo cercare di fare, questa è una cosa, dottor Bavea, che richiede probabilmente dai 2 ai 3 decenni,
Ecco, questo è l'ordine temporale che serve. Come si fa a cambiare il mix? Si cambia il mix. Primo, non dimentichiamoci, cioè questo è il primo punto, è facendo efficienza energetica. Noi oggi abbiamo un utilizzo delle fonti energetiche abbastanza inefficiente. Noi prendiamo per esempio l'energia che utilizziamo per il riscaldamento, può essere efficientata in modo molto importante. Adesso si può discutere se il provvedimento del 110% è stato disegnato bene, disegnato male. Sicuramente ci sono stati degli abusi o dei mal utilizzi di questo incentivo, ma il fatto che il sistema Italia debba ottimizzare la propria efficienza energetica è un fatto. Quindi sicuramente andrà ridisegnato meglio, poi speriamo tutti che non venga cancellato. Un altro grande dibattito è il dibattito dell'elettrificazione dei trasporti. Allora, l'elettrificazione dei trasporti è molto importante non solo a fini di emergenza climatica. Per darvi un'idea, facciamo una macchina di piccola cilindrata che percorre 10.000 km in un anno, produce una tonnellata di CO2. Questo è l'ordine di grandezza. Una macchina media produce 130 grammi di CO2 per chilometro, quindi macchina piccola ne fa un po' di meno. L'elettrificazione dei trasporti, o almeno di una parte importante dei trasporti, permetterebbe non solo di risparmiare, di emettere meno CO2, ma di utilizzare dei motori che sono intrinsecamente più efficienti. Un motore endotermico ha un'efficienza del 30%, un motore elettrico ha un'efficienza dell'80%. È molto semplice. Se io prendo un litro di benzina, faccio 20 km, se io prendo un litro di benzina, ne derivo energia elettrica, e questa energia elettrica la uso per far funzionare un'auto elettrica, questa auto elettrica fa 80, 90, 100 km, perché è il motore che è più efficiente. Questo apre un grande discorso, dottor Barbera, che è un discorso di transizione. La transizione, come tutte le transizioni, determina cambiamenti molto importanti, molto violenti, e che bisogna gestire, perché altrimenti questi cambiamenti lasciano morti e feriti per strada, e noi è quello che dovremmo cercare di evitare. Io sono forse, all'interno di quelli che si occupano di energia, il meno dogmatico. A me non è che piacciono particolarmente dire dobbiamo fare entro il 2035 neanche più una macchina a motore endotermico. Purtroppo queste cose, se uno non mette una data, queste cose non accadono da solo, perché le resistenze del sistema sono molto forti. Allora, la conversione, l'ottimizzazione dei consumi è un tema importantissimo, perché quanto più io elettrifico i consumi, quanto più io ottimizzo i consumi, quanto più il mio lavorare sul mix, e adesso vengo alla sua domanda, diventa efficace. Lavorare sul mix vuol dire che io progressivamente devo cercare di rendermi più virgolette indipendente. Siccome noi di gas ne abbiamo oggettivamente pochino, adesso possiamo anche estrarne un po' di più dall'Adriatico, cercare nella Basilicata di tirarlo fuori tutto quello che c'è, però resta il fatto che ne abbiamo poco. Petrolio benché meno. Ai miei amici che vogliono fare le centrali nucleari dicono, gli direi che guardate che non abbiamo manco l'uranio, giusto per essere tutti sulla stessa pagina. I nostri amici francesi l'uranio non lo scavano in Francia, lo importano dall'Australia o dalla Russia, per cui attenzione a generalizzare certi concetti. Sicuramente noi possiamo fare moltissimo di più su quello che è le energie rinnovabili da sole e da vento. Noi abbiamo anche tradizionalmente abbiamo sempre avuto anche un'ottima idraulicità. Il nord dell'Italia aveva molta acqua. Scusi, uso il passato perché l'ultimo anno non è andata così, e questo inverno è iniziato male. A livello europeo la produzione di idroelettrico è stata di circa il 25% sotto la media dell'ultimo decennio, in Italia è stata del 35% inferiore. È stata inferiore non solo perché non ha piovuto, ma è stata inferiore anche perché abbiamo dovuto rilasciare molta acqua
per utilizzi agricoli, quindi è veramente un tema di grandissima complessità. Però quello che è certo è che noi possiamo utilizzare molto meglio la parte solare e la parte eolica. La realtà è che l'Italia ha sole più o meno su tutto il territorio nazionale, è chiaro che nel sud l'irradiazione permette un utilizzo migliore che nel nord dell'Italia, però attenzione, se noi confrontiamo il nord dell'Italia con l'Olanda e la Germania, noi siamo comunque messi molto meglio. Il paese del sole, siamo sempre il paese del sole. Siamo sempre il paese del sole. Il nord Italia ha un altro problema, che il nord Italia ha un utilizzo del terreno ad usi agricoli molto importante, quindi il nord Italia, se noi dobbiamo immaginare uno sviluppo fotovoltaico nel nord Italia, soprattutto da tetti, è uno sviluppo che si originerà utilizzando il patrimonio immobiliare del nord Italia. Nel centro-sud Italia ci sarà quello che si chiama ground fotovoltaico da suolo, che sono sostanzialmente grandi impianti, e anche qua l'innovazione tecnologica sta facendo cose interessantissime. Lei pensi che una volta per fare un megawattora di fotovoltaico occorrevano 2,2 ettari, oggi ne servono 0,7. No, quindi anche in questo la tecnologia sta facendo il suo lavoro. Il cambiamento è un cambiamento che richiederà, e vengo alla risposta, se siamo fortunati un decennio, se siamo più realistici qualcosa tra 10 e 20 anni. Questo è per avere un cambiamento materiale che venga preso a tenaglia. Una ottimizzazione dei consumi e un cambiamento delle fonti. Questo ci porta a dire, che il prossimo inverno, i prossimi due inverni, cosa cambia nell'utilizzo del gas da parte dell'Europa? Trattandosi di gas, un tubo è un'ottima definizione, cioè un tubo di niente. Quindi avevamo bisogno di gas, continuiamo ad aver bisogno di gas, e quindi cosa sta succedendo in questo momento e perché i prezzi stanno scendendo? I prezzi stanno scendendo per due motivi. Uno, perché abbiamo riempito a livello europeo molto bene gli stoccaggi, abbiamo gli stoccaggi tutti molto alti, e due, assolutamente legato al punto precedente, che fa caldo. Per darvi un'idea, d'estate la parte residenziale usa circa 40 milioni di metri cubi di gas, quando fa freddo ne usa circa 200 milioni di metri cubi di gas. Quindi se io riesco a non tenere accesi i riscaldamenti per una settimana, ho risparmiato 150 per 7, diciamo circa, fatemi essere approssimativo, 1 miliardo di metri cubi ogni settimana che non faccio funzionare i riscaldamenti. Siccome settimana scorsa, questo weekend, molta gente faceva il bagno, è ovvio che stiamo beneficiando di questo. La domanda è una domanda quindi assolutamente sotto controllo, e questo fa sì che la grande corsa per accaparrarsi il gas, soprattutto liquefatto, che era quello che permetteva in un certo senso di mettere una pezza all'assenza del gas russo, ecco che stiamo comprando meno gas liquefatto, stiamo comprando meno gas, fa scendere il prezzo del gas. Cosa succederà? Succederà che prima o poi fa freddo. Adesso cercando di quest'anno il climate change ci è venuto in aiuto, però prima o poi freddo lo farà. E quindi noi inizieremo a utilizzare le nostre scorte. Questa boccata di caldo che abbiamo avuto all'inizio fa sì che è molto credibile che le scorte ci basteranno, anche se la Russia continua a darci il gas in modo molto ridotto. I prezzi probabilmente risaliranno non ai livelli che li abbiamo visti nella fine dell'estate, nell'inizio dell'autunno. Quindi difficile che rivedremo il gas sopra i 200 euro, anzi non lo vede nessuno su queste quotazioni, però non lo vedremo neanche a 40, ecco, dobbiamo immaginarci che il gas tornerà a salire. La vera domanda, e con questo spero di aver dato tutta la risposta al dottor Barbero, la vera domanda non è cosa succede quest'inverno, la vera domanda sarà
ma una volta che dovremo riempire gli stoccaggi, avremo non tanto, dimentichi il prezzo per un secondo, avremo abbastanza quantità di gas per riuscire a riempire gli stoccaggi e quindi riaffrontare un inverno 2023-24 con sufficiente tranquillità sulle quantità? Ecco, questa è probabilmente la domanda che fa sì che se lei prende le curve, quelle che si chiamano tecnicamente curve forward, cioè il prezzo che oggi io posso comprare del gas con consegna a maggio, le curve forward, se il prezzo di oggi è 40, il prezzo forward è 150. No, quindi questo è il, è questa domanda. La risposta non ce l'ha nessuno, perché se domani mattina con un colpo di bacchetta magica i contendenti russo-ucraini cessassero le ostilità, noi avremmo che in tempi ragionevolmente brevi, adesso il Nord Stream è stato danneggiato e quello non ce l'avremo per un po' di tempo, però le reti europee sono delle reti integrate, per cui se noi prendiamo il gas che arriva oggi in misura anche contenuta da altre pipelines, probabilmente potremmo avere un feedstock, un'alimentazione dell'Europa e soprattutto della Germania, che è il vero grande problema di questo momento, perché noi bene o male abbiamo anche dei gasdotti che arrivano da sud, la Germania questi gasdotti che arrivano da sud non li hanno, e quindi capite benissimo l'ansia con cui loro stanno affrontando tutta questa tematica. Chiedo scusa, sono stato un po' lungo, ma spero no, chiaro. Ma devo dire di una chiarezza esemplare, questo è veramente più che un'intervista sembra un tutorial, se devo dire la verità. Quindi, poi la roba del tempo invece venire in mente la vecchia barzellettina che c'era nei tempi della guerra fredda, del sole che sorgeva a est, e allora Brezhnev lo salutava, diceva buongiorno compagno sole, il sole rispondeva buongiorno compagno Brezhnev, a mezzogiorno buongiorno compagno sole, buongiorno compagno Brezhnev, poi finalmente tramontava, cioè, arrivederci compagno sole, e quello gli faceva la pernacchia dicendo oh, beh, non dico cosa, cioè, ormai sono in occidente, qui il tempo... e qui il tempo sta facendo lo stesso scherzo a Putin. Comunque Alessandro, guarda, il tema, noi abbiamo messo via, visto che abbiamo la crisi energetica, abbiamo messo via la crisi climatica e non ne parliamo. La crisi energetica auspicabilmente nel giro di poco tempo finirà. La crisi climatica, ragazzi miei, ci dovremo fare i conti noi e i nostri figli in modo molto serio. Per Bacco, infatti ti chiedo l'ultima domanda però con risposta tipo... tweet, esatto, tipo tweet. Avete fatto uno studio, io ho letto anche un altro studio di Enel, ho letto il vostro, le policies hanno un'influenza, nel senso che se si prendesse una certa direzione si potrebbe accelerare di molto la, diciamo, la percentuale di energia da rinnovabili. Ci dici un po' quali sono le vostre conclusioni, a quanto si potrebbe arrivare e cosa si dovrebbe fare, sempre in tre tweet. Oggi siamo i quintultimi in Europa per autonomia energetica, il soggetto è l'Italia, abbiamo la potenzialità per essere i secondi in Europa proprio per il motivo che dicevo prima, ovvero abbiamo tanto sole, abbiamo nel sud dell'Italia anche abbastanza vento. Tradizionalmente nel nord dell'Italia abbiamo acqua, quindi abbiamo le potenzialità. Secondo tweet, attenzione, oggi per costruire un grande impianto fotovoltaico, un grande impianto eolico, ci mettiamo 7 anni. Terzo tweet, attenzione, di questi 7 anni, un anno è il tempo di costruzione, 6 sono gli anni per il permesso. Noi possiamo anche cercare questi 12 mesi di costruzione e farli diventare 10. Mi sembra più semplice i 6 anni farli diventare 1. Ecco, poi questo
senza voler violentare l'ambiente, senza voler violentare l'agricoltura, senza voler violentare nessuno. Semplicemente una migliore gestione di tutta questa attività importantissima di permitting ci può dare un'accelerazione straordinaria. Senza questa accelerazione straordinaria, noi gli obiettivi 2030 del Fit for 55 sostanzialmente non siamo in grado di raggiungerli. E dal canale Adam Smith un'altra testimonianza dei danni dello Stato burocratico. Bene, allora, grazie veramente, siamo andati un po' in là rispetto al solito, ma devo dire che io sono veramente molto ammirato dalla capacità espositiva, lineare di tutti i problemi che sono... di tutte le questioni, non necessariamente sono solo problemi, tutte le questioni che sono spesso complesse e mal spiegate, invece oggi credo che chi ci ascolta trarrà una serie di insegnamenti. Quindi ringrazio Alessandro Barbera, come sempre, con lui ci vediamo in una delle prossime puntate. Ringrazio molto Marco Patuano e per chi ci ascolta e ha domande di qualsiasi genere, mandate pure email a info@adamsmith.it e cerchiamo di rispondervi il prima possibile. Grazie ancora Marco Patuano, grazie a tutti e buona giornata. Altrettanto buona giornata.